Ciao! Siamo ancora qui per parlarvi della Residence di Monaco. Esatto. E per chi non lo ricordasse, la Residence è la residenza dei Wittelsbach, che è stata la famiglia dominante a Monaco. Se non lo ricordate, però, forse è meglio se fate un ripasso sul nostro precedente video. Adesso però è ora di cominciare, perché c'è ancora tanto da dire. E tra una birra e un'audioguida rischiamo che due video non bastino. Ci eravamo lasciati al periodo in cui la Baviera era governata da Massimiliano II Emanuele, ma a lui, nel 1726, succedette il figlio Carlo Alberto, che aveva ereditato dal padre la stessa aspirazione a diventare imperatore del Sacro Romano Impero. Al Carlo andò meglio e riuscì in effetti a diventare imperatore con il nome di Carlo VII. Una volta che uno diventa imperatore, ovviamente vuole autoincensare le sue origini, e così il Carlo arricchì la residence con la galleria ancestrale, un intero corridoio dorato in cui sono esposti i ritratti e l'albero genealogico dei Wittelsbach. Ovviamente non si fermò a quello e per pura sboronaggine aggiunse anche una stanza detta il gabinetto di porcellana, che in pratica era una sala intera usata per esporre vasetti di ceramica di dubbio gusto. E per dare il tocco finale al tutto, costruì pure la Galleria Verde, un tripudio di stucchi dorati in pieno stile rococò, con in più dipinti e specchi. Il rococò comunque sopravvisse e prosperò anche dopo il tempo di Carlo VII e suo figlio, Massimiliano III Giuseppe, assunse come architetto François de Cuvier, un esperto del genere, e gli diede l'ordine di aggiungere alla residence un teatro degno del suo palazzo. Cuvier realizzò un vero capolavoro che per anni deliziò la corte radunata alla residence, tanto che Carlo Teodoro, che successe a Massimiliano III, nel 1781 commissionò per questo teatro l'opera Idomeneo, re di Creta, a Mozart in persona. Ma soffermiamoci un attimo su questo tizio, questo Carlo Teodoro, uno che divenne regnante della Baviera davvero controvoglia e solo perché Massimiliano III non aveva lasciato eredi. In effetti, la storia del Carlo Teodoro è ben strana, perché a lui la Baviera faceva davvero schifo. A suo parere era insalubre e priva di attrattive, e in più lui era già elettore palatino e come tale avrebbe dovuto lasciare uno dei suoi titoli al suo erede, che però non aveva. Il suo unico figlio maschio legittimo era morto giovane e Carlo non aveva mai voluto ripudiare sua moglie per cercare un'altra consorte, anche perché era impegnatissimo nel prodursi eredi illegittimi con tutta un'altra schiera di donne. Sì, ma alla morte della moglie, quando lui era ormai settantenne, gli venne in mente che forse un erede legittimo non sarebbe stato così male e decise di risposarsi. Come moglie scelse la 18enne Maria Leopoldina d'Austria-Este, una che aveva un carattere tutto suo. La Maria aveva le idee chiarissime. Aveva accettato di sposarsi perché sapeva che il futuro marito era abbastanza anziano da non poterla importunare troppo a lungo. Puntava a diventare vedova velocemente per farsi i cazzi suoi. La prima cosa che disse al marito una volta sposati fu: scordati che io faccia sesso con te. Di figli in questo matrimonio non se ne parla proprio. Il Carlo Teodoro provò a farle cambiare idea e ottenne solo che lei si prendesse come amante il Massimiliano I Giuseppe Wittelsbach, che era quello che si sarebbe accaparrato il trono di Baviera nel caso in cui non avesse avuto figli. La Maria poi, al primo segno che Carlo Teodoro stava per morire, non ci pensò due volte. Scrisse al Massimiliano di prendersi la Baviera e di non importunarla più. Poi si ritirò al castello di Berg, dove si dice desse grandi feste. Ma non si fermò lì. Viaggiò ovunque, si risposò ed ebbe anche dei figli, ma la sua massima restò sempre la stessa. Per godere davvero della tua indipendenza devi avere una tua fortuna nel portafoglio e per essere un vero cosmopolita non devi affezionarti a nulla. Insomma, l'unica cosa buona che uscì da questo matrimonio fu che Carlo Teodoro, per le sue nozze con la Maria, fece aprire al pubblico il Cuvier Theater. Il valore artistico del Cuvier Theater era già ampiamente riconosciuto nel 1943
e con la guerra in corso e bombardamenti che devastavano intere città, si pensò bene di smontare tutte le parti lignee e di metterle in posti sicuri. Fu un bene, perché l'edificio dove si trovava fu pesantemente bombardato, ma il teatro sopravvisse e tra il 1956 e il 1958 fu ricollocato sempre all'interno della residence. Nonostante il suo matrimonio non fu proprio fortunato, il Carlo Teodoro ci ha lasciato anche un'altra cosa che tutti i moderni visitatori di Monaco apprezzano, l'Englischer Garten. Il Carlo Teodoro aveva voluto un grande parco che fungesse sia da giardini militari per l'uso delle guarnigioni, sia da parco pubblico, una cosa che al tempo non era di certo consuetudine, e disse proprio: beneficerà di questo parco non solo il proprietario, ma tutto il popolo. Questo parco ci attira come falena alla fiamma, soprattutto per il Biergarten della Chinese Chartorme, non ho idea di come si pronunci, che è il secondo in ordine di grandezza a Monaco. A Monaco può fare davvero caldo in estate ed è un piacere fermarsi sotto le grandi piante a bere una birra fresca, mentre si ascolta la musica del complessino in abiti tipici che suona regolarmente alla grande pagoda di legno. La pagoda è stata costruita nel 1789 e voleva ricordare una delle pagode di porcellana che si trovavano nei giardini dell'imperatore della Cina, visto che al tempo le cineserie erano di gran moda. Purtroppo l'originale fu distrutta dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma quella che possiamo vedere oggi ne è una replica esatta. Questo parco è attraversato dall'Eisberg, che letteralmente significa ruscello di ghiaccio. Ci abbiamo messo i piedi dentro e confermiamo, l'acqua è davvero freddissima. Questo però non scoraggia nessuno. C'è un sacco di gente che fa il bagno e sulle rapide ci fanno pure il surf. Ora che ci siamo rinfrescati, torniamo alla residence per parlare di quel Massimiliano che era l'amante della Maria e che ereditò la Baviera alla morte di Carlo Teodoro. Questo Max non lasciò aggiunte davvero interessanti alla residence, a parte le sale imperiali e le stanze di sua figlia Carolina Carlotta Augusta, ma che tanto tutti chiamavano Charlotte. Ma il suo appoggio a Napoleone innalzò la Baviera dal rango di ducato a quello di regno e allo stesso tempo rese lui il primo re di Baviera. Un regno, però, aveva bisogno di un teatro degno di questo nome e Monaco non ce l'aveva. Max, però, non aveva i soldi per costruirlo. Non fu un problema, perché questo re era uno che conosceva bene il suo popolo e così ebbe un colpo di genio. Tassò la birra. No! La birra, no! E invece sì, e con i soldi costruì il Teatro Nazionale e davanti ci mise pure una bella piazza. C'è pure la sua statua in mezzo alla piazza. Shh! Parla piano! Non vogliamo che ti senta, perché a lui quella statua non piaceva. Non credeva che un monarca dovesse essere ritratto da seduto e così la statua la misero lì solo 10 anni dopo la sua morte. E finalmente siamo arrivati a parlare del mio preferito, il figlio del Max. Ludovico I. Amore, però si è fatto tardi. Adesso è ora di un'altra birra. Ok, lo ammettiamo. Questa cosa ci sta sfuggendo di mano. Sono passati 2 video e non abbiamo ancora finito di parlare di questo gigantesco palazzo. Ci siamo distratti un attimo, amore. Un cinino. Secondo me è colpa dei Biergarten. C'è questa possibilità, ma noi promettiamo che nel prossimo video non ci fermeremo a bere neanche una birra. Comunque, se questo secondo episodio vi è piaciuto, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale e magari seguite anche i nostri social. Ciao!